Per tutta la notte hanno lavorato vigili del fuoco provenienti anche da Lazio e Campania, i militari, i bersaglieri del primo reggimento di Cosenza, i guastatori del 21esimo genio di Caserta, per ripulire dal fango le strade, ripristinare i collegamenti interrotti e liberare i canali di scolo dall'acqua. Ciò che si è presentato agli occhi di tutti fin dalle prime luci dell'alba può fare a meno di commenti. Il giorno dopo la devastazione bisogna solo far presto. Ci sono gli sfollati, i turisti messi in salvo dai vigili del fuoco che hanno perso camper e roulotte. C'è da rimuovere il fango, vanno rimosse le auto intrappolate nei vicoli, schiantate contro muri ed alberi, che impediscono ai cittadini di uscire dalle case. E dentro le case, nei locali, bisogna comunque entrare nella speranza che l'alluvione abbia almeno risparmiato i ricordi e i sacrifici di una vita. A Rossano e a Corigliano, i due centri più colpiti, le ruspe non smettono di scavare, di arginare alla meglio i corsi d'acqua. Dopo la furia con cui hanno spazzato via tutto ciò che hanno investito nella loro corsa, oggi restano desolazione e paura, incertezza per il futuro. In mattinata è tornata a regolare la circolazione sulla statale 106 Ionica nel tratto compreso fra i due comuni cosentini ed è tornata operativa la linea ferroviaria Sibari-Crotone. Nelle prossime ore si procederà alla conta dei danni che, nessuno lo nasconde, sono ingentissimi, soprattutto se si considerano le attività legate al turismo di cui quelle zone vivono. I danni ci sono e sono ingenti, dovremmo fare un resoconto perché io qui ho bisogno assolutamente del contributo del governo. Il governo mi deve stare vicino perché altrimenti è una città che non riuscirò a ricostruire facilmente, è una città a vocazione turistica dove questa alluvione è capitata proprio nel momento clou, dove Rossano era raddoppiata come popolazione e quindi logicamente insomma i problemi si sono acuiti. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in trasferta in Calabria ha assicurato 8 milioni di euro precedentemente stanziati per interventi di qualificazione ambientale, immediatamente spendibili. Noi dobbiamo fare in modo che l'emergenza non ci sia più, quindi dobbiamo andare avanti con l'apertura dei cantieri contro il dissesto idrogeologico. Le risorse ci sono, storicamente la Calabria è una regione in ritardo nell'effettuare questi interventi. Devo dire che negli ultimi mesi è stata impressa un'accelerazione. Sono stati aperti in Calabria 74 cantieri per 70 milioni di euro.